Abbiamo qua con noi questa sera Claudio Gabriele, che è produttore esecutivo del film, che ringraziamo per la disponibilità e per aver reso possibile questa iniziativa. Sarà lui a fare le introduzioni al film e poi le conclusioni. Buonasera, buonasera signor Sindaco, buonasera ai suoi colleghi, grazie a voi e grazie alle sorelle Astigiano che mi hanno contattato perché potessi dare un contributo a questa iniziativa, a questo evento, grazie alla loro associazione e alle altre associazioni che hanno contribuito. Dietro a questo evento di questa sera c'è un lavoro e questo vi nobilita tutti voi che avete lavorato per questo e nobilita voi che siete qui stasera e che avete fatto almeno cosa che non hanno fatto altri, di una serata a Grande Fratello o ad altro. Abbiamo bisogno proprio di questo. Io vi chiedo di essere pazienti con me, tolleranti e se potete generosi per questa introduzione che adesso vi propongo e che tende ad avere il carattere di approfondimento, come diceva giustamente il sindaco, e per migliorare un punto di osservazione che sarà legato fortemente, deve essere legato fortemente alle nostre coscienze. Morire di frontiera. Una lista infinita eppure solamente parziale. Un elenco di 34.361 nomi. Sono i migranti, solo quelli di cui si conosce il nome, caduti negli ultimi 25 anni nel tentativo di raggiungere l'Europa per mare o per terra. C'è una relazione pubblicata dal Guardian in occasione della giornata mondiale del rifugiato, una relazione di 16 pagine, che è stata prodotta da United for International Action, un gruppo che raccoglie 550 organizzazioni che lavorano contro il razzismo in 48 paesi del mondo. Morire di frontiera cade da 20 anni, forse più di 20 anni, lungo i confini dell'Europa. Sono soprattutto naufragi, ma non mancano incidenti stradali, morti di stenti nel deserto, come tra le nevi dei valichi montuosi, piuttosto che uccisi da un'esplosione negli ultimi campi minati in Grecia, dagli spari dell'esercito turco o dalle violenze della polizia in Libia. Fortress Europe è una rassegna stampa che dal 1988 ad oggi fa memoria delle vittime della frontiera. Dicevo prima, 34.361 morti documentate, tra cui si contano più di 10.000 dispersi. Nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico verso le Canarie sono annegate 15.816 persone, metà delle salme, 7.417, non sono mai state recuperate. Nel Canale di Sicilia, tra Libia, Egitto, la Tunisia, Malta e l'Italia, le vittime sono 7.176, tra cui 5.056 dispersi. Altre 338 persone sono morte navigando dall'Algeria verso la Sardegna. Lungo le rotte che vanno dal Marocco, dall'Algeria, dal Sahara occidentale, Mauritania e dal Senegal alla Spagna, puntando verso le Isole Canarie o attraversando lo Stretto di Gibilterra, sono morte almeno 6.445 persone, di cui 3.253 dispersi. Nell'Egeo invece, tra la Turchia e la Grecia, ma anche dall'Egitto alla Grecia, hanno perso la vita 1.315 migranti, tra i quali si contano 823 dispersi. Infine, nel mare Adriatico, tra l'Albania, il Montenegro e l'Italia, negli anni passati sono morte 803 persone, delle quali 320 dispersi. Inoltre, almeno 724 migranti sono annegati sulle rotte per l'isola francese di Mayotte, nell'Oceano Indiano. Il mare non si attraversa soltanto su imbarcazioni di fortuna, ma anche su traghetti e mercantili,
dove spesso viaggiano molti migranti nascosti nella stiva o in qualche container, ad esempio tra la Grecia e l'Italia. Ma anche qui le condizioni di sicurezza restano bassissime. 353 le morti accertate per soffocamento o annegamento. Per chi viaggia dal sud, il Sahara è un pericoloso passaggio obbligato per arrivare al mare. Il grande deserto separa l'Africa occidentale e il Corno d'Africa dal Mediterraneo. Si attraversa su camion e su fuoristrada che battono le piste tra Sudan, Chad, Niger, Mali da un lato e Libia e Algeria dall'altro. Qui dal 1996 sono morte almeno 3.601 persone. Ma stando alle testimonianze del sopravvissuto, quasi ogni viaggio conta i suoi morti. Pertanto le vittime censite sulla stampa potrebbero essere solo una sottostima. Tra le morti si contano anche le vittime delle deportazioni collettive praticate dai governi di Tripoli, Algeri, Rabat, abituati da anni ad abbandonare a se stessi gruppi di centinaia di persone in zone frontaliere e in pieno deserto. Pensate che è stato documentato che non in pochi, ma in molti casi, quando vengono arrestati questi migranti, perché privi di documentazione, loro, per una legge internazionale, dovrebbero essere ricondotti al paese di origine. Per non spendere soldi questo non si fa. In molti casi, non in pochi, li caricano su dei camion, simulando dei guasti a questi mezzi, li abbandonano in pieno deserto e lì li lasciano morire, come nei valichi, come dicevo prima. In Grecia, come ho già detto, al confine nord-orientale con la Turchia, nella provincia di Evros, esistono ancora i campi minati. Qui, tentando di attraversare i piedi del confine, sono rimaste uccise 92 persone. Sotto gli spari della polizia di frontiera sono morti e ammazzati 223 migranti, di cui 37 soltanto a Ceuta e Melilla, dei due enclaves spagnoli in Marocco, 50 in Gambia, 63 in Egitto, di cui 35 alla frontiera con Israele e altri 32 lungo il confine turco con l'Iran e l'Iraq. Ma uccise sono anche le procedure di espulsione in Francia, Belgio, Germania, Spagna e Svizzera e l'esternalizzazione dei controlli delle frontiere in Marocco e in Libia. Infine 41 persone sono morte assidrate viaggiando nascoste nel vano carrello di aerei diretti negli scali europei e altre 29 hanno perso la vita tentando di raggiungere l'Inghilterra da Calais, nascosti nei camion o sotto i treni che attraversano il tunnel della Manica, oltre a 12 morti investiti da treni in altre frontiere e 3 annegati nel canale della Manica. Ascoltiamo questo grido d'allarme su una tragedia negata che chiama in causa l'Europa, i governi africani e le società civili delle due sponde del Mare di Mezzo. Dimenticare, rimuovere, rassegnarsi alla normalità delle tragedie e dell'immigrazione sarebbe come lasciare morire ancora una volta le persone vittime dell'immigrazione irregolare. Ancora peggio sarebbe ritenere, come pure qualcuno sembra fare, che queste tragiche storie possano avere un effetto pedagogico sui candidati all'immigrazione clandestina. Grazie e buona visione.